con noi Marisela Federici. Benvenuta! Sono onorata, Marisela, di averti ospite qui da me. Accomodiamoci, questo è il nostro bar della salute. Evviva. E devi sapere che ti ho fatto preparare un'ottima spremuta d'arancia, arance fresche di Sicilia, perché uno dei prodotti di puntata sono proprio le arance che si sfideranno con i ravanelli. Ma a proposito di aranci, io so che nella tua villa, che hai rinominato la Furibonda, tu coltivi anche degli alberi di agrumi, tra cui gli aranci. Molto, molto capricciosi questi agrumi. Intanto come buongiorno mai? A tutti. Perché tu pensa che ho tolto delle rose per mettere questa specie di mezzaluna di arance, arance cinese, l'arancia è nata in Cina. E purtroppo quella nevicata dell'anno scorso, ecco, quelli sono miei. Quella nevicata dell'anno scorso le ha ecco, tutto questo l'ho raccolto. Perché tu fai anche delle composizioni poi. Adoro, ma questo è un cestino che ho mandato ai figli che dicevano: mami, cosa stai facendo? Mi stavo occupando di questo giardino delle arance. Pensate che noi abbiamo un piccolo cadeau dopo da darti, ma mi sembra misero rispetto alle tue composizioni. Ma la figurati. Senti, ma tu curi personalmente le tue piante? Guarda, i tuoi anche fiori? Se queste mani non lo direbbero. No, non lo direbbero. Non lo direbbero, sono personalmente fanatica del giardino, infatti sì. La Furibonda ha un giardino molto speciale. E senti, con le arance tu prepari anche delle marmellate fatte in casa, così e almeno ti dirò una ricetta divina, è l'arancia in cartoccio, perché l'arancia è uno dei frutti dove tu non perdi assolutamente niente. Allora tu fai, invece di metterla, non so come, spremuta, lo sappiamo, prendi l'arancia, tagli tutto a pezzettini. Compresa la buccia. La buccia è importantissima, la parte bianca. Ha tantissime proprietà e poi lo scopriremo con i nostri esperti. E poi lo metti in cartoccio al forno. Voglio dire, lo metti in un Pyrex, coperto con un po' d'acqua, un po' di profumi, di acqua, di fiori d'arancio. Ti viene divina? Niente zucchero, perché già lei ha abbastanza. Certo. E lo metti in cartoccio al forno. Ti viene una compotta di frutta con un succo naturale che ve lo consiglio a tutti voi. Ottimo. Senti, ma tu che sei una donna regale, devi iniziare anche la giornata in maniera perfetta. Quindi qual è la tua colazione? Fammi sognare, colazione in camera? La colazione, rigorosamente, la prima colazione in camera. Con caffè? Con molto tè. Io devo prendere moltissimo liquido. Perché è ricco di antiossidanti, tra l'altro. Antiossidante, un tè speciale affumicato. Sono capricciosa per certe cose, ma alla fine, guarda, una spremuta d'arancio. E poi la sera metto, me l'ha insegnato un'amica del cuore, un limone e una pelle d'arancio in acqua. E per primo bevo questo, che è un depurativo naturale. Allora abbiamo già scoperto il primo elisir di bellezza di Marisela Federici. Con te ci ritroviamo fra pochissimo, ma adesso iniziamo la nostra puntata con la sigla.